da 20 anni disegna Topolino. È diverso da disegnare qualche altro fumetto, o ha qualcosa di particolare, qualcosa di più? Diverso, direi. Io ho imparato a leggere sulle pagine di Topolino e sono dei personaggi che amo tantissimo, veramente tanto, 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 tanto. Per cui poi ho cominciato a lavorare con altri personaggi, ho sempre portato avanti altre cose diverse da Topolino, però li amo veramente tanto quei personaggi, per cui mi diverto un sacco a disegnarli, anche se non sono personaggi che ho inventato io. Comunque è come scrivere una sceneggiatura di un film per degli attori molto caratterizzati, come Totò per esempio, quindi pensando proprio a quella voce, a quella faccia. Ho inventato Alice a quel paese ai tempi di Comics, che rappresentava un po' i miei 20 anni, era una ragazzina assolutamente ingenua che si ritrovava dopo l'esame di maturità sbattuta in questo mondo, appunto quel paese assolutamente ostile, abitato da gente che la voleva solo fregare. Lei invece era totalmente idealista, ingenua, parlava solo dei massimi sistemi, voleva cambiare il mondo, voleva risolvere tutto quanto, e quello quindi nasceva dalla mia esigenza di raccontare la mia difficoltà, di capire il mondo, di entrare in qualche maniera nel mondo, quello dopo la scuola, di cui non avevo il libretto di istruzioni, non sapevo proprio come funzionasse. Poi più grande invece ho creato un altro personaggio che si chiama Lucrezia, che si vede sia in alcuni libri, di cui uno uscito da poco per BD, si chiama È tutto sotto controllo, e poi sulle pagine di Donna Moderna settimanalmente. E lei invece mi serviva per raccontare un po' tutto quello che noi facciamo passare per amore, ma che amore non è, e quindi quei piccoli ricatti affettivi, il fatto che quando si dice amami, quando si dice ti amo, molto spesso si pretende di essere amati, di essere resi felici, che l'altra persona ci risolva la vita. Per cui volevo raccontare un po' la difficoltà, diciamo, dei rapporti personali, e per cui questo mi ha portato a disegnare Lucrezia. Okay. Un'idea sulla manifestazione, su Paratissimo, ha fatto un giro, come l'ha trovata? Ma a me piace un sacco, anzi dopo mi faccio un giro ancora più lungo. Ok.